Salve ancora una volta, salve care amiche ed amici. Oggi, questo pomeriggio che ha fatto molto sole, avrei voluto filmarvi un video, però lo faccio adesso che sono le 23:26 di sabato 20 dicembre 2014. Stavo per dire 1900 2014, però ecco, il video lo faccio adesso, dicevo che sto per andare a fare la ninna nanna col mio bel pigiamino, di quelli che non so se si vendono ancora, cinese di una volta, e questo forse l'ho preso negli anni 90. Ma ne ho 4 o 5, alcuni dei quali già vecchi, che si afflosciano, si allarga l'elastico. Li tengo anche se non sempre mi metto il pigiamino. Adesso è giusto perché sto alzato, perché altrimenti dormo in boxer, cosa che peraltro voi vi chiederete: ma che cazzo ce ne frega noi? E infatti è così, non ve ne frega niente. Però ecco, bando alle ciance, che poi qualcuno mi dovrà spiegare che sono queste ciance. Vi introduco direttamente, se no non finisco più di parlare, al tema del giorno: le vacanze di Natale, visto che l'altra volta taglio. Visto che l'altra volta avevamo parlato dei regali aspettando Babbo Natale, che io aspettavo con intrepida emozione Babbo Natale, lo continuo ad aspettare perché ancora non è arrivato Natale, che poi Babbo Natale non è il padre del bambino Gesù, quello era Geppetto, o no, Giuseppe, perché vabbè. Ma dicevo, e quindi che io invece mi aspettavo che fossero le visioni di YouTube a darmi il regalo, e vi chiedevo in quel video a tutti voi di guardare tutti i miei video in modo che io quest'anno mi potessi fare il regalo di Natale, perché abbiamo delle difficoltà e appena siamo riusciti a parare l'alberello con le luci, anzi che sì, perché le luci non si sono ancora fulminate del tutto. C'è me metà della striscia delle luci che si accende, l'altra metà rosse e gialle che non si accende. Quindi abbiamo, con poche luci gialle e rosse, un albero che c'ha luci verdi e blu, che è dorato, una chiavica di albero. Vabbè, ma io ho fatto un video già sull'albero, nel quale parlo dei regali. Quindi guardate quel video, ne ho fatto uno o due sui regali di Natale. Però non ho fatto nessuno sulle vacanze, che sono il corollario alle feste. In realtà il momento clou è il regalo col mangiare di Natale, ma tutto intorno, per anni in Italia sono venute anche le feste molto importanti. E a volte non so quanto ti può costare un cellulare, se è un Apple iPhone 6 Plus, 660-900 euro, dipende. Però le vacanze ti possono anche arrivare a costare 1000 euro a persona, tutto all inclusive, perché in Italia non si parla più in italiano. A volte vai a un'agenzia turistica e sì, ma quanto mi costa tutto insieme? Perché uno non ci capisce più niente, tanti pacchetti, i viaggi, i pullman, l'aereo, il piroscafo, addirittura i souvenir. E poi no, perché ha bisogno magari per fare delle spese in loco, ha bisogno di altri 500 euro, che questo per l'altro. Ma va in Giappone con tutta l'elettronica che va a comprare in Corea, che poi c'è i problemi alla dogana, no? Allora tu gli dici: ma quanto mi costa tutto? All inclusive? E sì, tutto insieme. Che poi magari scopri che all inclusive è il nome di un'offerta, che
in realtà ti costa di più tutto insieme. Comunque, a parte quello, e la nostra questione, che sempre io mi ricordo da quando ero giovane, cioè dagli anni 70, che nulla è cambiato in Italia, anche la forma di affrontare le questioni, tutto nuovo, tutto sempre rinnovato, però tutto vecchio, che si diceva meglio fare il Natale in casa con i tuoi, magari se sei sposato con i suoi, tutti quanti insieme, o viaggiare e magari fare in casa il Capodanno e il Natale viaggiando. Adesso questo problema molti non ce l'hanno. Magari non vogliono fare le feste con i suoi, con i parenti della moglie, perché sono una rottura di balle. Non li vuoi fare manco, non li vorresti fare manco con i tuoi, perché ci sono problemi economici. Però di viaggiare neanche l'ombra. Anzi, neanche di festeggiare fuori casa, perché una volta si diceva o si viaggia o si va fuori porta, cioè magari fuori città, oppure di andare a mangiare il veglione nel ristorante. Adesso niente, non solo non si va a Parigi, alle Seychelles, a Roma si diceva ando vai, se hai la vai non ci vai. Poi magari l'altro gli rispondeva ma vaffanculo, che non ci poteva andare, no? Allora si incazzava, si inalberava. Invece adesso no, di viaggiare all'estero proprio la maggior parte delle volte non se ne parla, a meno che non è per studio o per lavoro, quindi non vai a fare festa. Di andare fuori porta, fuori Roma, neanche se ne parla, perché che vai a Orvieto, non c'è soldi. Da andare dai parenti di tua moglie non possono organizzare, sempre che sei sposato, si capisce, se no che parenti c'hai della moglie. Quindi non c'hanno una lira, anzi vogliono venire a mangiare a casa da te, ma non solo per il cenone, pure gli altri giorni dell'anno. Di stare con i tuoi, una rottura di coglioni, anche perché magari hai fatto degli errori o non gli dai denaro, quindi sono tutti incazzati e poi non riescono a organizzare manco loro. Perché se uno non riesce a andare alle Seychelles, c'ha da dare da mangiare agli altri. E gli altri lo stesso, se no se ne invece di voler mangiare da te se ne andrebbero alle Seychelles. Ma pure la preoccupazione di molti è che non riescono neanche a organizzare porte dentro casa. Cioè, manco ci hanno per preparare una cena di Natale. Magari se comprano il torrone e il panettone, finito lì, niente regali. Per quello che è triste, cioè la situazione mia e di molti di voi, che ci si arrangia e stiamo zitti, zitti stiamo, che ce la prendiamo in quel posto, zitti, pertanto i politici fanno, disfano e noi siamo assenti dalla politica, non ce ne frega un cazzo di nulla, di come ci stanno a fottere. Ma perché tutte le cose rinnovatrici di questa classe dirigente, se si può chiamare classe perché hanno tutto fuorché classe, già io le ho sentite quando ero piccolo negli anni 70, negli anni 80, e voi non eravate nati, e adesso vi stanno a dire che hanno scoperto l'acqua calda, ve lo stanno a dire a voi, ma già l'avevano detto i vecchi politici della Prima Repubblica. Negli anni 70, che credevano anche loro di aver scoperto l'acqua calda, lo volevano far credere agli altri. Imposte, sacrifici. Io ho fatto dei video leggendo dei giornali che sono del 2000 o 2001. Voi guardate nella mia rubrica, nella mia edicola, l'edicola di Sant'Enchan, che c'è una lista di riproduzione. Guardate i titoli dei giornali del 2000. Voi che magari siete nati nel 2000 e vedrete che Ciampi chiede agli italiani sacrifici. Bisogna fare dettagli dei sacrifici, dettagli. Poi è arrivato il 2001, la crisi, l'allarme terroristico, sempre licenziamenti, precarietà, leggi sul lavoro o contro il lavoro. È sempre a chiedere.
sacrifici, sacrifici, tagli, precarietà, mobilità, come adesso, come negli ultimi 14 anni, dal 2000 a adesso, diciamo 15 anni, sacrifici, sacrifici. Allora voi ci credete qui perché siete giovani e iniziate adesso a votare, pieni di entusiasmo, come chi inizia a giocare all'otto, al superenalotto, pensando, beh, forse in un mese che gioco 1 euro ogni volta, vinco 1 milione di euro. Povero fesso, c'è gente in Italia che 50 anni che gioca e non ha mai vinto un cazzo, manco 100 euro. La politica è peggio. Perché se vinci con il superenalotto, prendi 1 milione di euro, 20 milioni di euro, cosa che è quasi impossibile. Se gli fai vincere un partito, se fai vincere un partito politico col tuo voto, tu non pigli un cazzo. E gli altri ti pigliano per il culo. Per quello fai vincere i partiti politici, perché ti mettono supino e ti fottano tra tra tra, e poi li incontri per la strada, uè, ma sta attento a quelli che hai votato e fatto vincere, che si prendono tutte le indennizzazioni, che non sono dei salari, dei stipendi, sono dei de magna magna. Ma sta attento, dopo che li hai fatti vincere, no, li hai votati. Ma guarda dove cammina, tu non sai chi sono io, ti fanno. E poi viene qualche sgherro, qualche poliziotto a chiederti i documenti, che ti vogliono arrestare, solo perché l'hai sgomitato senza volerlo per la strada, no? Quelli sono i politici che noi li facciamo vincere perché loro si freghino i soldi. Almeno se vinci nell'Enalotto, cosa che è impossibile, qualcosa ti metti in tasca. Invece con questa classe politica no. Allora la questione era nata, questa questione, questo video è meglio Natale in casa con i tuoi o viaggiando. Nell'ultimo decennio si direbbe che chi poteva viaggiare, o negli ultimi 15 anni. Adesso né l'una né l'altra cosa, con gente che io mi parlo, perché dicono che se rimani in casa con i tuoi c'è scoramento, mancano i soldi, non si può festeggiare, e se viaggi non puoi viaggiare. Quindi magari manteresti i tuoi o quel paese addirittura, perché si levino dalle palle. Che tempi che ci tocca vivere. Chi gli avrebbe detto, povera Italia? Vabbè, però una maniera per guadagnare qualcosa ce l'abbiamo, è che noi in Italia non siamo organizzati. Noi YouTuber, perché io c'ho la partnership. Dobbiamo vederci video gli uni degli altri, in modo da avere molte visioni. Voi guardate tutti i miei video. Per sapere io chi guarda tutti i miei video, vi pregherei di commentarmi ogni video che voi guardate costruttivamente, si capisce. E poi io guarderò i suoi video nella misura in cui lui ha guardato 10, 20, 30 video miei. Io guarderò 10, 20, 30 video suoi. Logico che se chi mi guarda i video li guarda tutti, io gli guarderò tutti i video. C'è un limite magari di tempo, perché magari c'è gente che c'ha il canale da 10 anni e c'ha 10.000 video, e io invece cercare questo canale Santen Chan ce l'ho da febbraio 2013, quindi non ho che 450 e passa di video, quindi se chi mi guarda c'ha 3.000 video, in 1 o 2 giorni non glieli posso guardare tutti. Magari dovrà passare qualche mese perché io li possa almeno vedere in parte, perché poi se ogni video dura un'ora, capisci, no? Vedere 1.000 video di un'ora ciascuno integralmente è impossibile, soprattutto se sono dei monologhi che parla di letteratura, di storia, di archeologia, cioè dovrei vedere un video al giorno.
1.000 giorni, se sono 1.000 video. Quindi magari da parte mia sarà un po' limitato, però io ne ho fatti 450 e passa, molti dei quali durano 5 minuti, quindi è ragionevole poterne guardare in poco tempo molti. Quindi facciamo così: voi ogni video che vedete, se vi piace mettete like e mettete un commentario, così io vedo chi l'ha visto, poi ricevo delle notificazioni. E nella stessa misura in cui vedo che Tizio Caio hanno visto 10, 20, 30, 100 video miei, io vedrò i suoi video nella stessa quantità e mi iscriverò al suo canale se si iscrive al mio. Se si disiscrive dal mio canale, io mi disiscrivo dal suo. Però è la nostra questione. Le vacanze di Natale, a casa, in famiglia, con i tuoi, con i suoi, con i buoi, o fuori, fuori porta, magari nelle vicinanze dell'urbe per chi vive a Roma, nel napoletano per i partenopei, nell'intermilanese, che significa che vanno a fare le vacanze dove la squadra di calcio fa la trasferta, oppure magari in un'altra città d'Italia lontano dalla propria, o addirittura all'estero, in Europa o nel resto del mondo. Io ve lo dico fin da adesso, 20 dicembre, anche se adesso sta per arrivare la mezzanotte, quindi 21, come potrete vedere sto nel marco della mia casa, qua ci rimarrò, non vado da nessuna parte, anzi manco vado a mangiare fuori porta, manco vado a mangiare fuori casa, e non me lo posso permettere. Se c'ho i pigiamini vecchi di quando avevo 16 o 20 anni, pensa un po'. Poi io sono molto costernato per questa usanza di sparare i botti e petardi a Natale. È una rottura di coglioni, di maroni, basta. E uno vuole stare in pace. Poi, vabbè, l'ultimo dell'anno è da quando ero piccolo che si sparano i botti, ma a Natale no. Uè, non è normale. Quando in un compleanno si sparano i botti, vabbè, che a Napoli magari qualche pistoletta si è pure dato a Pasqua, ma è un'altra storia. Poi farò un video per la Pasqua, ma prima farò probabilmente per l'ultimo dell'anno, magari anche il 6 gennaio. Come dire, qua è tutto. Spero che le visioni mi aumentino molto. Invece sempre mi aumentano di una o tre visioni per ogni video che ho fatto. Sono molte perché sono circa un promedio da 2 a 500 visioni del canale al giorno, perché ho 400 passa di video, ma io vorrei avere 1.000 visioni di aumento almeno a video al giorno. Quindi vi prego di diffondere il mio video a tutte e tutti. Però ecco, voi guardate i miei video, commentate, mi piace, mettete un commentario, così io so chi guarda i miei video e guardo i suoi. E se voi guarderete tutti i miei video, io cercherò di guardare tutti i vostri video del canale. Un abbraccio, un saluto, e faccio questo video soprattutto rispondetemi. Vacanze all'estero, fuori porta o in casa? E io vi rispondo già subito: in casa e mangiando cassareccio, se vi piace la gastronomia casareccia, a parte i video tutorial del mio canale, che sono dei cibi molto casareggi e casalinghi che faccio, vi suggerisco e vi consiglio di cercare tanto in Facebook Santen Chan come in Instagram, che troverete le foto dei miei tutorial di gastronomia casareccia. Adesso vi lascio. Buone vacanze, ma probabilmente farò un video del giorno natalizio o della vigilia.
Ebbene, grazie di seguirmi, e questo è tutto per adesso, perché già sarà mezzanotte e devo andare a dormire. Sono cotto dal sonno, adesso metterò una mezz'ora o qualcosa per editare il video, un'ora, e quindi andrò a dormire all'una. Però questo lo faccio per voi, perché so che mi seguite e io non voglio lasciare di rimanere in contatto con tutte e tutti voi, anche per cambiare queste idee molto importanti, no? Beh, e allora alla prossima. Ciao.